Presidente, oggi avete annunciato 4 milioni di euro ai comuni per gli impianti sportivi, un grosso passo avanti, ma soprattutto, come noi tutti quanti, una grossa boccata d'ossigeno per comuni in un settore che è anche importante per la vita sociale. Ma io credo proprio di sì, e poi sono per i comuni diciamo più piccoli sostanzialmente, insomma speriamo che quei comuni che oggi soffrono in maniera particolare, quelli che sono i tagli del governo, possano in questo modo dare un minimo di quelle che sono le risposte ad un aspetto importante della vita sociale, che è quella sportiva. E la regione si sta sostituendo allo Stato in moltissime cose oramai, naturalmente questo è anche frutto di un percorso di risanamento che ci consentirà nel 2015 di avere circa 60 milioni di euro in più l'anno senza mettere le mani nelle tasche degli abruzzesi e senza dover aumentare il debito e quindi sottraendo futuro e speranza alle future generazioni. Il premio del risanamento è quello che alla fine si liberano risorse, è come una famiglia che ha finito a pagare un mutuo importante magari sulla casa e quindi non dovendo pagare più le rate può utilizzare quello per altri scopi, e quindi noi questo ci stiamo riuscendo, speriamo che lo faccia anche lo Stato, perché se non lo farà lo Stato il problema è che vanificherà anche quello che fa la Regione Abruzzo. Senta Presidente, lei l'altro giorno la rappresentazione della DMC e PMC ha ribadito un'altra volta il ruolo programmatorio della Regione Abruzzo e la funzione del pubblico. Come sta rispondendo soprattutto il settore privato ora che i FAS sono diventati realtà e ora che bisogna presentare progetti e che avete soldi in mano? Guardi, io parto da una considerazione. La Regione Abruzzo ha dovuto affrontare delle emergenze strepitose, oltre al terremoto, la crisi mondiale, la crisi più grave nella storia, il debito più alto d'Italia, il livello di tassazione più alto d'Italia. Nel momento in cui abbiamo affrontato queste emergenze con relativo successo, perché oggi le tasse sono più basse, il debito è considerevolmente ridotto, la situazione del terremoto è avviata verso una soluzione, insomma direi positiva per quanto riguarda i cittadini aquilani, non abbiamo smesso però mai un attimo di programmare e quindi di vedere una visione dell'Abruzzo completamente diversa da quella del passato. In questo senso le DMSRI rientrano, che significa in qualche modo un'attività di programmazione e di rete di un Abruzzo che si fa sistema in un settore strategico che ha sempre ritenuto di essere strategico ma che non ha mai saputo come fare. Oggi noi su questo vediamo che c'è una risposta molto forte, 4.000 imprenditori che si mettono insieme per fare sistema e ci stanno presentando dei progetti che in alcuni casi, alcune DMC stanno facendo veramente delle cose veramente straordinarie in termini qualitativi e speriamo che possano portare frutti. La qualità dei progettuali non è ovviamente della regione, non può essere della regione, la regione non è un imprenditore, però devo dire che sono abbastanza sorpreso di alcuni, positivamente sorpreso di alcuni programmi e progetti che vengono presentati da operatori turistici che evidentemente sono già con la mente, con il salto culturale in avanti. Se questo lo faranno tutti, la Regione Abruzzo potrà trarre dal turismo un grandissimo vantaggio in termini occupazionali, in termini di economia e quindi in termini anche di sostegno al welfare. Una graduatoria dei comuni che hanno usufruito dei fondi per la ristrutturazione di impianti sportivi, chi c'è in testa? Ma chi c'è in testa? Direi che c'è in testa una regione che oggi finanzia per 4 milioni e mezzo di euro circa 40 impianti sportivi in comuni grandi e piccoli del nostro territorio. Questo è importante soprattutto sottolinearlo, perché questi fondi non sono fondi regionali, quindi non utilizziamo risorse dei cittadini abruzzesi, ma sono fondi di una linea del PAR FSC, fondi di sviluppo e coesione nazionali. Siamo stati gli unici in Italia a pensare che attraverso i fondi dello sviluppo e della coesione si potesse fare attività sportiva e si potessero finanziare impianti sportivi. Lo abbiamo chiesto al CIPE, sembravamo dei velletari, invece il CIPE ci ha autorizzato e oggi circa 40 comuni potranno usufruire di queste risorse, realizzare impianti per fare attività sportiva nei territori, i giovani, i meno giovani. L'importante è fare sport, perché lo sport sicuramente permette di contenere valori importanti che sono poi quelli che ci permettono di vivere in una società migliore. Come ha fatto l'Abruzzo a cercare di gestire le lentezze burocratiche? L'Abruzzo da sempre cerca di migliorare le sue condizioni in termini di amministrazione e questi 5 anni credo che abbiano dato una spinta fortissima nel settore dello sport. Noi stiamo finanziando impianti, iniziative, manifestazioni, non utilizzando fondi regionali ma cercando canali diversi di finanziamenti come i fondi nazionali e i fondi europei. Siamo stati con il terremoto purtroppo
gli unici ad ottenere un finanziamento europeo. Abbiamo aperto un'altra porta, perché adesso l'Europa finanzierà anche lo sport con la programmazione 2014-2020. Noi l'abbiamo anticipata perché attraverso il PORFESR 2007-2013 abbiamo creato una linea dello sport che riguardava il cratere sismico per circa 6 milioni e mezzo di euro. Abbiamo finanziato impianti sportivi, abbiamo finanziato manifestazioni, e a questi si aggiungono i 7 milioni e mezzo di euro del PAR FSC per le manifestazioni e per gli impianti, e altri fondi per un totale di circa 20 milioni di euro in 5 anni, una somma importantissima, tenuto conto del fatto che in questo momento di crisi le risorse sono sempre meno, e invece l'Abruzzo si è distinto, mi piace sottolinearlo, perché le altre regioni non lo hanno fatto, siamo riusciti a farlo, continuiamo su questa strada e credo che dopo di noi verranno anche tutte le altre regioni.